È famosa la frase di Dostoevsky: Cristo è la verità, ma se mi dicessero che qui sta la verità e là sta Cristo, io andrei con Cristo e abbandonerei la verità. Paradossalmente sottolineando l'attaccamento profondo che egli aveva per la figura di Cristo. È paradossale la frase, e noi non potremmo ripeterla, dico, se non per esprimere paradossalmente un attaccamento e un'affezione. Comunque Cristo è la verità, io sono la via, la verità e la vita. Abbiamo detto l'ultima volta che di fatto nella storia un uomo ha osato affermare, non come tutti gli altri fondatori di religione, venite con me che io vi indico la via per andare al destino, come vivere per raggiungere il destino, ma ha detto io sono il vostro destino, sono la via e il destino. Se venite con me voi raggiungete il vostro destino, perché io lo sono. Abbiamo, credo, sottolineato sufficientemente quel contrasto di metodo, quel contrasto di dinamica che nell'assetto del religioso, nella movenza religiosa è subentrato con il messaggio cristiano. Non più Dio, uno lontano, un essere lontano, enigmatico, nascosto, quell'assenza più potente della presenza, ma Dio, il destino è diventato presenza umana. Ho un amico grande, grande, dice la nostra canzone. E non più quindi uno sforzo, uno studio, ma un'esperienza, l'improvviso incontro, l'improvviso di un incontro. Questa sera dobbiamo fare un altro passo, e certo per molti non sarà una novità, però il problema di questa sera è qui: come potrò mettermi in rapporto con Lui? Se è un fatto del passato, di 2000 anni compiuti, se è un fatto del passato, di 2000 anni fa, come potrò io ora, mettermi in rapporto con Lui? Sì, da poterne giudicare il fatto e da poterlo giudicare con una ragionevolezza tale che fondi una decisione così clamorosa e una integralità di dedizione come egli esige. Come faccio io ora a raggiungere quel momento, a raggiungere quella presenza? Il Papa ci ha detto in un discorso: noi crediamo in Cristo morto e risorto, Cristo presente qui ed ora. Per gli apostoli di 2000 anni fa, per la gente di 2000 anni fa, era presente lì ed ora, potevano dire presente qui ed ora, ma per noi che ponte immenso i 2000 anni che ci separano. E se invece di 2000 fossero 200.000 sarebbe lo stesso. Se invece di 200.000
fosse un salto infinito, sarebbe quasi lo stesso. Il problema cioè del rapporto tra noi che viviamo adesso e quel momento che ha una simile pretesa nella storia, ripropone i termini dell'atteggiamento religioso allo stadio naturale di nuovo. È come per rifare lo schema, la traiettoria umana, avevamo detto, è questo il significato ultimo di essa, in ogni momento, eccetera, e non ripeto più. Ma nel problema di Cristo ci troviamo di fronte ancora alla stessa situazione. Se Cristo è vissuto 2000 anni fa, come io posso averne una esperienza immediata? Come io posso realizzare un incontro integralmente umano con Lui? Come posso io giudicare un presente? Vale a dire, sembra che il grande messaggio di Dio è diventato presenza nella storia si riduca a una tangenzialità misteriosa, per cui poi nel cammino della storia gli uomini si ritrovano da capo, lontano, e infatti invece delle religioni, vi ricordate, invece della costruzione di una religione verso il Dio mistero, c'è la costruzione esegetica, la costruzione di indagine storica, sono tutte costruzioni, immaginazioni, e tutto ritorna da capo allo sforzo umano, la necessità dello sforzo umano verso qualcosa di lontano, di enigmatico, come rimane infatti per i più la figura di Cristo. Non mi sono spiegato quale sia il problema, non è chiaro il problema. Allora non mi date neanche la consolazione di dire no, di sentir dire no, così. Prego. Ecco, così almeno mi date lo spunto di ripetere che ho detto. Cioè, di fronte il senso religioso, di fronte al destino, l'uomo si trova di fronte a un ultimo enigma, a una lontananza abissale da qualcosa da cui tutto dipende. Il tentativo di superare questo abisso, di gettare un ponte su questo abisso, costituisce una religione, tentativo di concepire, di immaginare, di stabilire indicazioni pratiche, di esprimere l'emozione che desta questa coscienza del rapporto con l'inarrivabile mistero. Tutto viene travolto, questa posizione viene tutto travolto da un fatto per sé esilissimo, un momento tra tutti i momenti della storia. Un momento in cui un uomo, l'esile uomo
Gesù di Nazareth, disse: io sono quel destino, io sono la X. Questa X si è posta come presente, come vedo la Kennedy davanti a me. Mangiavano, bevevano insieme, gli hanno dato sberle, che vuol dire schiaffi, lo hanno crocifisso, piangeva. Un uomo che ha detto: io sono quel destino, il rapporto con me esaurisce il problema del vostro destino. Ma io non ho avuto la fortuna di nascere 2000 anni fa in Palestina. Io sono nato qui in Italia nel secolo XX, 1987, vivo ora. Lui è vissuto 1987 anni fa. Come colmare questa distanza in modo tale da renderlo presenza? E da ricostituire perciò il metodo di conoscenza, il metodo affettivo, il metodo di emozione, di comportamento comunque, che hanno avuto con lui i suoi primi discepoli. La questione ritorna da capo, perché se questo indicava il mistero lontano, lontano miliardi e miliardi di anni luce, Cristo non è lontano un miliardo di anni luce, è lontano 1987 anni. Ma anche se fosse lontano 100 anni, il problema sarebbe identico. Per chi non lo ha trovato per la strada, per chi non lo ha visto, per chi ne ha sentito parlare 2 giorni dopo l'ascensione al cielo, il problema è lo stesso. Come fare a raggiungere un passato anche di 2 giorni? Non solo di 1987 giorni, anni, anche di 2 giorni, come fare a raggiungere un passato che ha espresso una pretesa come quella di Cristo, in modo tale che io possa dire è vero e dargli un ossequio ragionevole, doveroso, ma ragionevole. Va bene? Le risposte, purtroppo sì, stasera può darsi che sia un po' più difficile da comprendere, però le risposte a questa domanda, che è una domanda di metodo, come fare, come fai tu oggi a raggiungerlo, le risposte a questa domanda di metodo, come fare a raggiungere Cristo in modo tale di dire è vero, come fu tanta gente 2000 anni fa che diceva sentendolo è vero, vedendolo è vero. La risposta a questa domanda, come fare, non riguarda soltanto il nostro rapporto con Cristo. Il tipo di risposta che vi darò, in cui cerco di raggrumare tutto l'assetto che nel tempo, nella storia, gli uomini hanno realizzato verso di lui, hanno tenuto verso di lui. Guardate che è lo stesso assetto che avete verso vostro padre e verso vostra madre, che avete verso le stelle e il mare, che l'ho già accennato parlando di Dio. Questa triplice modalità per entrare in rapporto con Cristo è la triplice fondamentale modalità con cui entrate in rapporto con tutte le cose, con chi avete vicino e toccate di gomito. Allora, il primo modo
si chiama razionalismo. Nel razionalismo la ragione è concepita come misura sperimentata di tutto, tende a determinare tutti i giudizi. Badate, è come se si svolgesse così il ragionamento, ecco, per dirlo con parole comprensibili. Gesù Cristo è un uomo del passato, di 2000 anni fa, come Napoleone è di 150 anni fa. Come fa l'uomo di oggi a sapere come era Napoleone, perché ha fatto Napoleone? E raduna le fonti storiche, raduna tutti i documenti, li legge, li discrimina e alla fine la ragione dà un giudizio. Napoleone è certamente esistito per la collubie di prove. Napoleone è stato bravo ad Austerlitz ed è stato fatto fuori a Waterloo. È morto all'isola di Sant'Elena. E insomma, da tutta questa documentazione si dice che il metodo della ragione storica chiede la scoperta di tutti i documenti possibili, la considerazione di tutti i documenti possibili e poi dopo una valutazione su di essi. Vi prego di notare che la valutazione dei documenti non può essere fatta se non da una ragione illuminata da un'esperienza umana presente. L'uomo parte sempre dal presente per entrare nel passato. Perciò valutazioni diverse di un fatto passato descrivono inevitabilmente l'atteggiamento di vita che un uomo ha nel suo presente. Allora, questo metodo, che sembra ovvio, sarebbe impervio alla stragrande maggioranza di noi. Pensate, se noi dovessimo, per pregare Cristo o per credere in Cristo, dovessimo percorrere le strade che percorrono persone che ci dedicano la vita. Gli intellettuali di storia o di teologia, e la stragrande maggioranza di noi non fa questa professione. Allora noi dovremmo, per aderire a Cristo, dovremmo fidarci del lavoro di altri, e anche questo è curioso. Chi sceglie? Scegliere l'insegnante di Pamplona o scegliere l'insegnante di Tubinga? Chi? Infatti, questo metodo che dal 600 in poi ha determinato e dominato lo studio sul Cristo storico è stato revisionato in principio del Novecento da un giovanissimo teologo tedesco, il quale si è letto tutti i libri usciti sull'argomento, uno più serio dell'altro, vale a dire, in cui con tutta la buona volontà e utilizzando tutti i mezzi a disposizione, l'autore cercava di identificare il significato dei documenti che a noi arrivati. Al termine della sua lunga ha esaminato più di 250 volumi, più di 250 studi. Al termine
ha pubblicato una sintesi di questi 250 studi e nella sua conclusione questo autore diceva, ecco, tutto lo studio sulla figura di Cristo, affrontata con la ragione storica, allo stesso modo in cui noi parliamo di Giulio Cesare o di Cesare Augusto o di Alessandro il Macedone, tutti gli studi su Cristo affrontati con metodo storico, raccolti i documenti, analisi di essi e conclusione dell'analisi, non potranno che cadere nell'uno o nell'altro di queste due categorie in cui gli studiosi che l'avevano preceduti erano caduti. Cioè quei 250 autori si poterono dividere in due grandi categorie. Quelli che dicevano non abbiamo documenti sufficienti per sapere chi è Cristo. Perciò agnosticismo. Una ignoranza incolmabile. L'altra categoria invece diceva Cristo è uno di quei tanti che in quel tempo aspettavano vicino la fine del mondo e si chiamavano gli apocalittici. È la soluzione escatologista o apocalittica. E concludendo il suo libro, questo grande autore, ancora giovanissimo, diceva, io sono persuaso che qualunque scoperta possa essere fatta, tutti gli studi che si potranno fare nel futuro con questo sistema non potranno uscire dall'uno o dall'altro di queste due secche, dall'uno o dall'altra di queste due secche. Cristo ignoto a noi, una realtà ignota a noi, o una realtà strana per noi, apocalittica, strana, estranea alla nostra mentalità. Fin qui, diceva questo teologo, può arrivare la ragione. La ragione può arrivare solo di fronte a questi due abissi. Ma io sento, diceva quell'autore, sento che Cristo, che Gesù è una verità nella vita del mondo, ed è una verità nella mia vita. Allora pianto qui di studiare teologia e vado in Africa a fare qualcosa di quello che avrebbe fatto lui. E così Alberto Schweitzer ha abbandonato il suo curriculum di grande musicista e di grande teologo, pur giovanissimo, ed è andato in Africa per realizzare quel bene agli uomini in cui per lui si risolveva la figura di Cristo. Quindi si può dire che quanto più l'uomo ha affrontato questo problema con la sua ragione, analizzando come se fosse qualsiasi altro problema storico, e l'uomo è sfociato in sentenze o in idee diverse, tot capita, tot sentenze, tante teste attive, tanti pareri. Possibile che la grande ipotesi si risolva così, debba risolversi in un modo così amaro? Possibile che sia venuto per una tangente, per un punto, toccando la storia, un punto per cui tutti gli altri uomini, da un minuto dopo fino alla fine del mondo, non sarebbero mai stati più sicuri di lui? Perché sarebbe venuto?
è l'ipotesi stessa che viene distrutta. Ma questo atteggiamento commette un errore fondamentale. È un errore fondamentale in cui la ragione, concepita a misura di tutte le cose, non può non commettere. Perché se la ragione misura di tutte le cose, quello che non entra nell'esperienza della ragione, nell'orizzonte della stessa ragione, quello che la ragione non può dimostrare, meglio ancora. Cosa vuol dire dimostrare? Vuol dire, come racconta il testo della scuola di comunità di quest'anno, vuol dire saper rifare tutti i passaggi che compongono, che definiscono una cosa. Se la ragione è misura di tutte le cose, quello che la ragione non può dimostrare non c'è. E così in fondo è, come dire, radicalmente attaccato il nostro problema. È uno scetticismo di fondo a cui arriva, ma da cui soprattutto parte, un simile metodo. Infatti, non è un metodo adeguato all'oggetto. Avete studiato nella scuola di comunità che la prima norma della ragione come coscienza della realtà è quella di essere determinata dall'oggetto nel suo metodo. Non deve essere un metodo immaginato, voluto e immaginato dal soggetto. Se io voglio conoscere questo libro, non posso guardar di là perché ho voglia di guardare di là. Se voglio conoscere questo libro, devo guardare di qua. L'ipotesi Dio è diventato uomo è l'ipotesi, è un messaggio storico tant'ero che ti raggiunge anche adesso. Ma di una cosa che è essenzialmente diversa da tutte le cose che la ragione può dimostrare, che la supera. È il messaggio di un fatto, è il messaggio di un fatto che non ha l'uguale. Il razionalista dice, per vedere se è capitato, se Gesù è vero, se è capitato realmente, supponiamo che sia uguale a tutti gli altri fatti del passato. Riduce l'oggetto prima di averlo esaminato. Purtroppo non so esprimermi più facilmente, ma ripeto, ho detto che è un errore che facciamo verso nostra madre o verso la persona del mio vicino. Noi riduciamo la figura che vogliamo giudicare, normalmente la riduciamo al livello del nostro sentore, il pregiudizio. E in base a quello noi analizziamo il comportamento e diamo un verdetto sulla presenza. Così, il metodo razionalista, invece, di fronte al messaggio, Cristo è diventato presenza della storia, lo ributta indietro e dice, è un fatto del passato a cui lo studio dell'uomo cercherà che lo studio dell'uomo cercherà di raggiungere. Perciò invece che un'esperienza presente, ritorna a galla l'iniziativa di studio, di ricerca dell'uomo. Viene svuotato di contenuto l'eccezionalità del messaggio. E l'eccezionalità del messaggio è che Cristo
è una realtà che ti siede vicino, che mangia con te. Ecco, io sto alla tua porta e busso, e se tu mi aprirai, io entrerò e farò cena con te. E il razionalismo, senza volerlo, anche incoscientemente, riduce questo grande annuncio, lo riduce immaginativamente. Come ipotesi di lavoro, lo riduce uno dei soliti fatti umani. E infatti, umanamente parlando, se una cosa è passata, è soltanto attraverso il metodo che abbiamo indicato che si può raggiungere. Anche quando fossimo stati dei testimoni, ne avremmo soltanto memoria. Memoria di un passato. E infatti, perfino questa parola il cristianesimo dovrà redimere, perché nel vocabolario umano il concetto di memoria o di ricordo segnala qualcosa che non si può più raggiungere. Il passato è passato. Mentre il concetto di memoria cristiano è il ripetersi nel presente, è il ritorno presente. La messa, l'Eucaristia, si chiama anamnesis, che è come il risorgere nel presente. Ad ogni modo, il primo metodo, così uguale a quello con cui noi trattiamo tutti i nostri amici e i nostri familiari, l'ho indicato, il fatto di Cristo, Dio fatto uomo, è trattato come un fatto umano qualsiasi. Un fatto umano qualsiasi è accaduto nel passato. Ma il messaggio è: io sono presente, Emmanuel, il Dio reso presente. Per giudicare di questo messaggio non si può supporlo passato. E infatti la memoria cristiana è memoria perché incomincia nel passato, ma viene scoperta nel presente. Il secondo atteggiamento nel tentativo di risolvere questo problema, il secondo atteggiamento è quello che io chiamo protestantico. Mentre il primo atteggiamento, in fondo, è privo di religiosità autentica, perché svuota di contenuto la grande possibilità che Dio ha, il secondo atteggiamento è profondamente religioso e capisce che il mistero può comunicarsi come vuole, ma è questo il messaggio cristiano: il grande mistero può comunicarsi a te nel presente, si comunica nel presente. E come? Si comunica nel presente per una operazione diretta sulla tua coscienza, come ci aveva dato l'esempio Alberto Schweitzer. Io sento che Cristo è vero, con un'operazione diretta sulla tua coscienza, attraverso l'illuminazione dello spirito, a contatto con il testo, il grande libro della memoria che è la Bibbia, o anche non a contatto con la Bibbia, a contatto con una parola che senti, a contatto con un documento del passato,
contatto, insomma, con qualcosa che te ne dia lo spunto, ma anche senza che lo spunto ti sia dato, tu capisci, sei nel senso che senti che Cristo è vero. È giusto sottolineare che la norma di questo sentire è dato dallo spunto della lettura della Bibbia. Leggendo la Bibbia, sentendo certe cose, tu capisci, lo Spirito ti illumina. Per il protestantesimo, ogni uomo è come profeta a se stesso, perché il profeta è l'uomo che nella sua esperienza interiore capisce Dio, capisce, sente quel che dice Dio. Nel protestantesimo è come se ogni uomo fosse profeta di se stesso. Però il profeta, dobbiamo notarlo, il profeta aveva un termine, come dire, una prova oggettiva da superare. E la prova oggettiva era il popolo, e la storia del popolo. Isaia diceva, il profeta Isaia disse, se le mie parole si realizzeranno nella storia, allora capirete che io ho ragione. Il profeta aveva davanti il confronto tante volte tremendo, oggettivo del popolo. Era la sua esperienza interiore in funzione del popolo, della sua storia, della sua edificazione. Nella versione interiorista e soggettivista protestante, questo non è detto. Infatti, l'inconveniente del primo aspetto si ripete nel secondo. Tot capita, tot sentenzie. Io mi ricordo nel 1954 ho letto in un documento, in una pubblicazione del Dipartimento di Stato americano, che negli Stati Uniti d'America c'erano 254 grandi denominazioni cristiane e più di 1200 piccole denominazioni cristiane. Mi pare che il piccolo e il grande fosse determinato dall'adesione, dal numero dell'adesione segnato in 200.000. Meno di 200.000 era piccolo, 200 di più di 200.000 era grande. Comunque, solo negli Stati Uniti d'America nel 1954 erano segnati statisticamente più di 1450 modi diversi di interpretare lo stesso messaggio. E mi ricordo che l'anno dopo la fine della guerra in Giappone, MacArthur, generale MacArthur, nel suo bollettino, le statistiche religiose, dava in un anno, il primo anno dopo la guerra, 54 nuove denominazioni cristiane che erano sorte. Quindi 54 nuovi modi. E poi capite che è un principio che non ha limite. Perché uno domani, dopodomani, fra 100 anni, fra 1000 anni, potrà sempre avere una sua interpretazione. E l'immediatezza dell'esperienza lo salverà, lo potrà salvare a qualsiasi critica. Ma allora, in fondo, Dio avrebbe potuto far così, Cristo avrebbe potuto far così. Ma che cosa potrebbe salvare l'interpretazione mia dal pericolo di sublimare una mia immaginazione? Chi mi farà sicuro che non un tentativo di idealizzare una mia reazione, un mio pensiero, ma una scoperta reale di ispirazione dello spirito? E con che criterio io potrei
potrò dirimere questa questione. Il criterio protestante è quello che tu vedi e senti. E se il senso religioso è la devozione al grande mistero, e quindi, come abbiamo notato l'altra volta, il senso della sproporzione fra sé e il destino della propria vita, questo sistema, questo metodo, rischia di favorire l'amor proprio e la sicurezza di sé. Ma non è tanto l'amor proprio e la sicurezza di sé quello che statisticamente un simile metodo favorisce, quanto dopo un primo impeto di contentezza e di gioia, un'amarezza che sottende una nebbia, una nebulosità generale, una incertezza ultima. Forse più che la parola certezza e incertezza è la parola amarezza che deve essere usata. Tant'è vero che per avere sicurezza e un certo sollievo, uno, nella situazione che ho descritta, uno deve essere, deve rifugiarsi in una pretesa moralistica. Io osservo le leggi. Allora, è una fiducia in sé, non nella grande presenza. Non sono liberato dalla presenza, ma sono liberato dalla coerenza mia. Ma al di là di queste osservazioni, come nel primo caso, c'è un'osservazione di fondo. Nel primo caso, osservazione di fondo vera, il metodo della ragione storica non è adeguato all'oggetto che, giusto o sbagliato, ti viene proposto. È un oggetto che eccede tutti gli oggetti del tuo passato. Occorre un altro sistema, e infatti questo oggetto ti dice: sono presenza, sono una presenza per te. Nel secondo caso, l'obiezione di fondo è: ma Cristo è stata una presenza umana intera, integrale. Con che diritto questo atteggiamento nuovo, questa esigenza portata avanti dal metodo, da un metodo soggettivistico e intimistico, con che diritto mi riduce il fatto cristiano umanamente intero, me lo riduce a fatto puramente interiore? Perché nell'assetto, nell'atteggiamento protestantico, il metodo suppone che tutto quanto sia giocato interiormente. Non è un metodo adeguato all'oggetto, perché l'oggetto è Dio reso uomo, uomo che mangia, beve, cammina, dorme, muore. Una presenza umanamente intera. Ma allora, se l'indagine storica non è sufficiente come metodo, se l'intuizione interiore quasi profetica non è adeguata all'oggetto, qual è il metodo con cui io, povero uomo del 1900, posso raggiungere quel fatto passato con una sicurezza che mi può dare una gioia senza fondo e una letizia imperitura, una certezza
inebranlabile. Come faccio? E questo metodo, questo terzo metodo lo chiamiamo il metodo ortodosso cattolico. Ortodosso nel senso storico del termine, perché da questo punto di vista tutto il cristianesimo dell'ortodossia è identico al cristianesimo cattolico. Allora, noi crediamo in Cristo morto e risorto, Cristo presente qui ed ora. C'erano tutti i villaggi e i cascinali, per così dire, della Palestina, che avendone sentito parlare lo volevano vedere, ma lui non poteva andare dappertutto. È campato 2 anni con che cosa? Cosa ha fatto? Ha preso i suoi più fedeli, erano 70, e a due li mandò in questi villaggi e in questi cascinali. Tornavano fuori di sé. Maestro, anche noi abbiamo scacciato i demoni, anche noi abbiamo compiuto i miracoli che fai tu, anche noi la gente è soggetta, anche noi liberiamo gli ossessi. In quei villaggi e in quei cascinali la presenza del regno, il regno è già tra voi, come ha detto Gesù. La presenza del regno era una realtà presente, realmente presente, e aveva il volto di quei due discepoli. E tutto quello che Gesù diceva, tutto quello che Gesù compiva e tutto quello che Gesù provocava, lo provocavano e lo compivano quei due. Immaginate per favore i due che diventano 10, che diventano 100, che diventano 5.000. Che diventano 500.000 e avrete la presenza di Cristo. Sarò con voi ogni giorno fino alla fine del mondo. La presenza di Cristo, come in Matteo 10, raggiungeva capillarmente il territorio con quei due che voleva, in cui voleva pregare, con quei due fragili esseri, così è presente nella storia. Con la stessa parola, con lo stesso potere, con gli stessi effetti e perciò con la stessa sperimentabilità della gente di allora. Nella unità dei cristiani, nella unità di coloro che il Padre gli dà in mano, e il Padre di coloro che egli sceglie. La scelta fondamentalmente si chiama battesimo. Il battesimo è il modo con cui egli afferra la persona e la porta dentro il mistero della sua personalità. Ma questo è come un seme. Se il seme accoglie, attecchisce, accoglie, si sviluppa, è attraverso la vibrazione di quell'uomo unito agli altri, perché come membro dentro un corpo, e infatti si chiama corpo di Cristo, questa, o secondo un termine storico, questa chiesa, che vuol dire gente riunita, è attraverso la vibrazione di questo uomo che gli si rende presente, nel senso che continua realmente la sua presenza. Galati 3, dice San Paolo ai primi cristiani di Galati, della Galazia: tutti voi che siete stati battezzati siete una cosa sola. Vi siete immedesimati con Cristo. Non c'è più né giudeo né greco, né schiavo né libero, le grandi divisioni di allora, culturali e sociali di allora, né uomo né donna, ma tutti voi siete uno,
una cosa sola, non è una cosa, eis, vuol dire uno, una persona sola, in Cristo Gesù. La sua presenza nella storia, che continua la sua parola, continua la sua efficacia, continua i suoi risultati nel cuore dell'uomo, è attraverso l'unità di questa Chiesa, che è fatta tutta da gente come me, prova a pensare, come te. E questo fece, ha detto San Paolo, scegliendo le cose più fragili di questo mondo per dimostrare ai potenti che non ha bisogno di loro. E infatti quanto più paradossalmente, quanto più sentiamo questa fragilità, quanto più sentiamo questa sproporzione, tanto più diveniamo strumento. Ma questo è già una dimostrazione. Quanto più sentiamo sproporzione, tanto più si attua il senso religioso, tanto più il rapporto col destino è reso vivente. Perciò dice il metodo ortodosso cattolico, Cristo è una presenza con la quale ti metti in rapporto, non studiando, non sforzandoti di, ma incontrando una umanità presente. È un'esperienza di umanità presente. Questa umanità è data dall'insieme di coloro che credono in Lui, corpo misterioso di Cristo, o popolo di Dio. Ma emerge questa unità emerge laddove un gruppo, due genitori, un compagno di classe, un compagno di lavoro vive. Allora il seme è diventato grande e tu vedi, vieni a vedere, ma è possibile, vieni a vedere. La volta ventura io mi permetterò da ultimo quindi di segnalare quali siano i test sperimentabili quindi oggi, come origine di una sicurezza di giudizio, come, se volete, come definizione del contenuto principale di questa esperienza di una presenza diversa, una presenza, nessuno ha mai parlato come questo uomo. Questo qui sì che parla con autorità. Queste parole noi le ripetiamo per una realtà presente che si chiama Chiesa. Certo, se io ti dico questo vino è buonissimo, tu non puoi dire non è vero se non hai cercato prima di berlo. Perciò non puoi barare. Questo è il grande inconveniente del metodo usato da Cristo. Egli, con la sua potenza, con la potenza infinita e divina della sua personalità, penetra la storia, assimilando a se stesso tutti coloro che il Padre gli dà in mano, tutti coloro che sceglie, afferrandoli nel gesto, per questo si chiama mysterion in greco, sacramentale, il gesto misterioso, ma è attraverso lo svilupparsi di una umanità diversa nella fedeltà di questo rapporto che l'uomo di oggi capisce e dice Iesu dulcis memoria. Ma quando uno dice Gesù dolce a ricordarsi, non è un ricordo del passato, è un tu che dice un presente. Io capisco anche l'inconveniente
enorme che ha un simile avvertimento. E per questo non si vuole che tale avvertimento, l'ho già accennato, penetri nell'ambito aperto della vita sociale, perché è eminentemente scocciante. Per un simile avvertimento tende ad investire tutta la vita, ha una pretesa su tutta quanta la tua personalità, fin nell'intimo segreto del cuore e nell'espressione più banale del tuo essere. Ha una tale pretesa di totalità che è come se in casa mia venisse il Presidente della Repubblica Cossiga. Che la casa resta mia, ma tutte le sere direi ai miei familiari: quando è che se ne va via? Perché fino a quando ci resta determina tutta la casa. Tutta la casa gli deve girare attorno. Ed è così che l'ultima volontà di autonomia dal destino, vale a dire l'ultima bugia contro il proprio destino, viene negata. Nel rifiuto di questa totalità, inversamente, quando nella misura in cui uno ama il suo destino, desidera il suo destino, il suo compimento, di fronte a questa presenza totalizzante, vive un'esperienza di letizia e di pienezza come nessun altro vede essere capace. Cioè ama Dio, ma non Dio avulso e staccato, separato da tutti i segni in cui si incarna. Non c'è separazione tra segno e significato. E uno ama questa presenza nella propria madre, nel proprio padre, nella propria donna, nel proprio uomo, nel proprio figlio, nel momento bello e nel momento triste, nella vita e nella morte. Prima di morire Gesù disse, nell'ultima preghiera innalzata al Padre: Padre, che siano una cosa sola affinché il mondo si accorga che tu mi hai mandato, affinché il mondo si accorga che io sono presente, che essi siano una cosa sola. Non esiste infatti nessuna opera più documentativa della divinità che l'unità tra gli uomini. Parlo dell'unità, di quella unità tra gli uomini che può far sentire fratelli, che può far sentire essere la stessa cosa mille persone venute da tutte le parti, mai si siano viste prima, come tra marito e moglie lo stesso. E infatti l'unità reale tra un uomo e una donna, è in 19 capitolo di San Matteo, è nella coscienza di questa presenza che può stare senza eccezione. E l'unità tra gli uomini rimane il più grande miracolo, l'impossibile per l'uomo. Ma vorrei riprendere da qui la volta 21. Perché come questa unità che abolisce l'estraneità, tutte le grandi ideologie hanno sognato, tutte le grandi internazionali hanno sognato una universalità realizzata. Solo nella Chiesa questo è atto, è attuale, nella misura in cui uno la vive. Questa abolizione totale dell'estraneità è realmente è Dio,
infatti l'opposto a Dio, l'opposto è l'affermazione assoluta, se così si potesse dire, l'affermazione assoluta della reattività, cioè della singolarità effimera, della contingenza inefficace. Non perciò oggetto di una ricerca in cui soltanto i dotti teologi o storici possono dire qualcosa, non una equivoca, inevitabilmente equivoca emozione dell'animo, ma un oggettivo incontro, l'esperienza di una realtà umana che posso abbracciare, baciare e dire ti perdono o perdonami. E tu sei me, non sapete che siete ognuno membro dell'altro, dice due volte San Paolo, ai Romani e ai Galati. Inconcepibile, umanamente inconcepibile, neanche una madre col figlio. Grazie.